Buongiorno a tutti del Lux65, oggi un video diverso, rispondo ad un video che stamattina mi ha dato fastidio, cioè il video, cioè non il video della persona mi ha dato fastidio, il fatto che dovesse rispondere a persone che le hanno definita vecchia, cara Caterina, cara Sontina F, continua a fare video, continua ad allegarci, continua a stare su YouTube, perché il territorio di YouTube non è il territorio dei ventenni, dei trentenni, dei quarantenni, è il territorio di tutti, di tutte le persone che hanno argomenti. Tu sei una persona che ha argomenti rispetto ad altri che stanno su YouTube e non hanno alcun argomento da proporre, capito? Non so quando sei capitata sul mio canale, ma sei una delle persone che stimo di più, non perché sei più grande di mia età, ma perché sei una persona saggia, una persona che ha saputo soffrire, una persona che sa sorridere, una persona che ha visto tante cose che magari qualcuno che ti dà della vecchia non ha vissuto. Quindi a te che gli hai dato della vecchia, ti do un consiglio, guarda, hai sbagliato proprio argomento, no, le idee non invecchiano, sono le persone che invecchiano, e tu sicuramente sarai un vecchio dentro rispetto a lei che è vecchia, forse di età ma non di spirito, capito? Come non sono vecchio io, ok? E questa è la differenza. La differenza non la fa l'anno di nascita, la fanno le idee, e le idee, come diceva V for Vendetta, sono antiproiettile, ok? Quindi cara Caterina, continua a fare i tuoi video. Secondo me il video di oggi, francamente, forse ti avevo offeso e hai sentito di doverlo fare, andava evitato. C'è gente che veramente non merita neanche risposta. C'è uno che ti dice: sei vecchia, beh, e quindi? Cioè, sono vecchia, quindi mi devi rispondere nel merito, dico stronzate o sono vecchia. Un conto è dire scemenze, un conto è essere vecchi. Puoi essere giovane e dire scemenze, e ce ne sono tantissimi, e puoi essere vecchio e dire tantissime cose interessanti. E Caterina è una di quelle persone che mi onoro di avere come iscritto al mio canale. Magari avessi i suoi iscritti, quindi vuol dire che 8.000 persone la seguono, perché è una persona che merita, perché vale, non è una persona casuale, non si hanno 8.000 iscritti a caso. È tutta invidia dire sei vecchio, tu, a te non ti segue neanche la tua ombra quando c'è il sole, quando c'è ombra, rimani da solo. Ciao Kate, fatti una risata, la tua Atalanta non ha ottenuto quello che sperava, perché Kate è anche una persona che si occupa, cioè che magari mi prende in giro per il calcio, io non ho voluto seguirla, spero non si faccia mai intimorire da gente che spera di spaventare dicendo sei vecchia, non ti preoccupare, tu sei vecchio a prescindere. Già uno che dà del vecchio all'altro è vecchio, lui a prescindere, capito Kate? Caterina, continua così, e tu e il tuo papu e le tue storie eccetera eccetera eccetera, non sempre ti commento, ti vedo ma non ti commento. Non ti fare mai prendere dalla cattiveria della gente che pensa che è soltanto per il fatto di essere
Pigione di età grafica crede di avere il mondo in mano, mentre c'è in mano soltanto una ruota che prima o poi girerà anche per loro, e li porterà a essere persone vecchie e capiranno le cretinate che hanno detto magari 20 anni prima. Ciao Kate, ti voglio bene.